Buonasera signore e signori, sono S88, benvenuti con la seconda parte della nostra guida speedrun a Pokémon Base Black 2. E dove eravamo rimasti? Ah sì, nel percorso appunto che dovevamo un po' prenderci la mano e stavamo scoprendo che ci stiamo trovando soltanto di fronte ai Pokémon normali, quelli che troviamo in tutte le altre generazioni, e questa cosa mi piace. Sono stato un po' impegnato nell'ultima settimana. Ah no, ecco, vedi, c'è anche Starly, vedi, ora iniziano ad apparire. A parte che anche Bidoof mi pare non era di questa generazione. Ops. Comunque sia, ho trovato un punto esclamativo. Ho avuto un po' da fare. Se mi sentite un po' raffreddato è perché ovviamente la mattina non riesco a capire, ma sono tappato con il naso. Comunque sia, ho avuto da fare in questa settimana. È stato per questo che non ho potuto caricare dei video. Proprio perché sono stato impegnato per via del lavoro. Poi, comunque sia, quando tornavo a casa uscivo. Non avevo moltissimo tempo per fare appunto i video. E quindi sono rimasto un po' indietro. Sì, lo ammetto. Adesso, comunque sia, ho fatto qualche video in più, quindi ho una scorta, messaggi. Tu invece cosa vendi? Essendo una Chrome magari c'ho qualche cosa di più utile. Pozioni, Pokéball ne ho 30 e pozioni dammene 4, vai. E quindi appunto non ho avuto tempo, mi dispiace, ma insomma non è che, cioè vorrei poter giocare di più, ma purtroppo il tempo è quello che è. Allora, non mi ricordo assolutamente niente di questa città. Ah, sì, Nando e là sono qui. Allora possiamo parlare della parola. Infatti, un momento, cosa sta succedendo? Ho capito, è per un tuo amico. Senti, ma per caso il tuo amico è quello che ha con sé Oshawott? In questo caso, credo di averlo visto allenare nel percorso 20. E quindi dobbiamo proseguire. Quello che vi volevo anche dire è che, ora come ora, mi sto divertendo. Che cazzo, Ganzo. Mi sto divertendo, giocando a Black Ops 2 stanno venendo fuori dei buoni risultati. Anche adesso ho fatto una partita così alla scavolo e tipo è finito con un tipo 37-6, però è una partita molto divertente così, e quindi probabilmente inizierò a buttare su anche quelli lì che comunque sia sono anche più facili, perché qua devo registrare comunque sia il video con Camtasia e buttarci sull'audio. Dopodiché mettere comunque sia transizioni e roba varia, aggiustare, che è fare comunque sia il processo, insomma, la modifica del video totale, quindi il tutto. Dopo che l'ho finito, cosa devo fare? Devo prendere e rinominare tutto, vedere se Camtasia me l'ha cosato bene e poi buttarlo su YouTube, e lì ci vuole altro tempo, mentre posso farlo direttamente dall'iPhone, cioè registro e poi metto su YouTube e via, si fa anche un po' prima. Comunque sia, adesso cerco un attimino di riorganizzarmi. Comunque, Tepig sale a livello 9 e impara Segugio. Ho visto che ci sono un sacco di, cioè ci sono un sacco, cioè questo qui è a livello tipo 9. Ma che dico a livello 9? È il primo, uno dei primi allenatori, c'ha due Pokémon anche di livello abbastanza alto. E questa cosa mi preoccupa anche perché non abbiamo catturato ancora nessun Pokémon. Credo che sia la prima volta. Questa ne ha 3. Un Burluen da livello 5. Infatti avevo letto che questa sarebbe stata una Acrom molto molto difficile. Chiaramente non a livello di Bloody Platinum, però insomma, è abbastanza difficilotta. Un Pidgey, ecco, io speravo di catturare Pidgey perché è uno dei miei Pokémon volanti preferiti. A meno che, ecco, nella guida Pokémon Bloody Platinum, invece, dato che ancora, ora come ora, non è stata fisicamente messa online. Però appena finisco di registrare questa, la metto, quindi vi la posso spoilerare, tanto l'avete già visto. Mi sembra che ho catturato uno Swablu e lo utilizzerò come Pokémon volante drago. Che cosa ho trovato? Antiparalisi, perfetto. Io speravo di trovare qualcuno qua, ma boh. Vediamo un po', eh. Allora, questo è sempre uno Spearow. Livello 5. Tepig è a livello 9. Femmina, tra l'altro, non è nemmeno facile da trovare.
usiamogli alcun sempre braciere. Ho visto che, cioè, ho fatto anche l'aggiornamento, ho cambiato via tutto il computer, ho messo Windows 7, eccetera, eccetera. Adesso va molto più veloce, è molto meglio. Però Camtasia non mi voleva accettare le vecchie, cioè le vecchie, la key che avevo, con il nome, insomma, così. E quindi mi dava dei problemi anche per registrare. Poi cosa ho fatto? Stamani era finito il trial, il giorno di prova, 30 giorni di prova, e ho visto che anche stavolta non mi dava dei problemi. Adesso l'ho rimesso e mi ha detto che sono registrato, ma anche prima l'ha fatta, ma che due noie. Me l'ha detto anche prima. E ora speriamo che me l'abbia presa, perché sennò sarebbe una bellissima suola. Suola e anche sola. Tepig si è svegliato per fortuna. Utut viene mandato KO e riceviamo 45 punti di esperienza. Anche Utut non sarebbe male. Vediamo un po' di chi possiamo trovare qua. Un Sunkern. Se abbiamo poi la pietra solare, mi sembra che era. Sì, la pietra solare che si evolve in Sunflora. Sunflora! Bellissimo quel Pokémon. Vediamo un po' che. Na, na, na. Lotad! Lotad non sarebbe affatto male. Come Pokémon acqua, poi anche erba. Vediamo un po', poi. Un Patatrack, no, non lo voglio. Proseguiamo, però guarda, Lotad, mi piacerebbe. Però anche il Ludicolo si evolve con la pietra idrica. E qua io non mi ricordo. No, le pietre, ecco, te le davano quel signore. A quella città mi sembra che era quello, forse non mi sbaglio con realtà con bianco, cioè con bianco e nero 1, non la versione 2. Vediamo qua invece che troviamo, perché le Hecarim è divertente perché trovi dei Pokémon così, tipo Azuril, però cioè Azuril con due colpi lo mandano KO e poi c'ha la faccia, guardate là, è tristissimo, mamma mia, è tristezza, palate proprio. Qua invece, qua troviamo il nostro amico White Chew. E allora fatti sotto, no, porco miseria. No, 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 cavolo. Maledizione, disse Gengar. Allontanilo a livello 8. Questa cosa non è una buona cosa. Perché non abbiamo nessun altro Pokémon. Nessun altro Pokémon. Un nuovo tipo di italiano. Usa Ruggito. Io continuiamo con Braciere, tanto è speciale. Dai, quasi vicino, ma vicino conta solo a bocce. Un altro ruggito. Il problema è che lui sicuramente ci avrà un Pokémon d'acqua. E se io utilizzo Braciere, sicuramente non è la migliore cosa del mondo. E beh, è Oshawott. Perfetto, sicuramente avrà pisto l'acqua. E con due, massimo tre colpi mi manda KO. Quanto scommettete? Vediamo un po', eh. Potrei usare colpo coda, ma penso che wow. Fammi provare con Braciere a vedere. Burushassi sarebbe una cosa bestiale. Col cappero. Non ce la facciamo. Proviamo con colpo coda a abbassargli la difesa. Vediamo un po' che succede. Vabbè, pistola acqua ma da KO. Vabbè, qui a questo punto decido io di schiantare. Tanto non ce la faccio a batterlo con. Boh, ma ho usato anche colpo coda. Sarà difficile da battere. Cioè, se ce la faccio so un mito. E però. Adesso di nuovo colpo coda. Vabbè che il pistolacqua è speciale come braciere, però. Non è la miglior cosa del mondo. Dai! Sì, vabbè, c'ha anche la bacca, c'hai. La tua mammaccia, vedi? Sì, vai. Un'azione mi ha tolto 40.000 punti. Salute. E vai, Tepig è esausto. Per evitare ulteriori danni, Black Chew si è trasferito al Pokémon Center. Dobbiamo catturare un Pokémon. Ci serve un Pokémon. Via, 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 via. Andiamo a catturarlo. Dai, dai, non me ne frega niente. Vattene, idiota. Allora, ci serve Venturia. Questa è la città natale dell'allenatore del toro di Ventura. Che brutta battuta. Dobbiamo catturare un Pokémon. Ci serve un Pokémon. Uno volante. Un Pidgey, per favore. Un Sunkern. No, lo voglio un Sunkern. Accidente a voi. Dai, su. Mannaggia. Io voglio un. Voglio un Pidgey. Perché volevo dire Sunkern poi?
grandissimo Siwaddle a livello 2, uno dei Pokémon più forti del mondo. Se lo allenate fino a livello 100 senza mai farlo evolvere, vi sblocca la MN09 che contiene Abbraccio. Praticamente tu quando incontri un allenatore lo inglobi a te stesso, un Pidove. Lo inglobi a te stesso e praticamente ne risucchi l'anima. È un Pokémon iperforte proprio, è buggato anche. Mi serve un Pokémon, mi serve un Pokémon. Possiamo faccio una canzone. Non arrivato a risfidarlo perché veramente sarebbe da idioti. Oh, non mi frega. Un Riolu. Beh. Boh, quasi quasi, guarda, lo catturo. C'è anche attacco rapido. Poi anche maschio, bellino, sa. La difesa ce l'ha. Veramente, affanculo, che difesa è quella? Bah, vabbè, pensavo meglio. Dai, Pokebelleggiamo. Dai. Uno, due, tre, incredibile, catturiamo. Allora, forse qui non ti è chiara una cosa. Uno, due, e 3. Ah, ecco. No, forse è perché ha pigiato il bottone sbagliato, ma sarà meglio. Non me ne frega niente. Pokémon emanazione. Che è? Un forno a microonde. Emanazione. Non voglio curare te. Oh, vai. Fammi vedere e poi chi posso trovare. Un Pidgey, per favore. Datemi un Pidgey. Non lo voglio, sto cavolo di cane. Accidenti a te. Dai, l'ultima volta, poi vado a risfidare il coglione. Poi non lo so, ma mi sa che Riolu non c'ha manco una mossa di lotta. Oh, un Tyrogue! Porca miseriaccia! Io voglio Tyrogue, non lo voglio quel topo di merda, di canaccio schifoso. Io voglio Tyrogue. Cavolo, Tyrogue si evolve o in Hitmonlee, o in Hitmonchan, o in Hitmontop. Cioè, ragazzi, è tanta lana. Dai, uno, due e tre. Dai, vieni a casa con me. Vieni! Preso, sai, schifoso. Vieni qua, vieni. È famoso per la sua brama di lotta. Non me ne frega niente. Poi un baruffa, vedi? Lui è un Pokémon sozzo che non è altro. Qui, che è? Riolu? Ok. Ma che è? Bene, che non c'ho manco i cosi per curare. Fammi vedere, però. C'ha bruciapelo, preveggenza. L'attacco ce l'ha bassissimo, ce l'ha. C'ha più difesa. Sì, vabbè. Riolu non. Cioè, Tyrogue non sarebbe male, ma il problema è che, boh, perché se si allena parecchio la difesa, si evolve in Hitmonlee. Se si evolve. Se si è, cioè, se è la difesa è più grande dell'attacco, si evolve in Hitmonlee. Se l'attacco è più forte della difesa, si evolve in Hitmonchan. Se invece attacco e difesa sono uguali, si evolve in Hitmontop. Il problema è che è impossibile, cioè o uno spende soldi su quella roba tipo ferro, brutto colpo di Tylo, ragazzi, c'ha un culo della miseriaccia puttana. Oppure non saprei proprio come. Dai, questo si gonfia anche. Dopato. Ora usi attacco rapido, eh? Vai, boom, morto. Invece, meno male, va. Via, a casa. Ora si prova Tyrogue, voglio vedere che viene via. Cioè, anche bellino come Pokémon, non credo che sia mai stato usato in una guida. Guardate là, sembra tipo Gohan. Mi ricorda un po' Gohan da bambino. Vediamo un bruciapalo. Boom! Ah ah! E poi andiamo con azione, ma sicuramente Tyrogue verrà. Vabbè, Tyrogue niente, non si usa Tyrogue, mi fa schifo. Niente, Riolu tutta la vita. Ragazzi, Tylo, sì, Tylo. Coso lì. Però con contatore era fisico, vero? Eh sì, quindi no, non funziona, non funge. Vai, vabbè, allora. Boh, usiamo attacco rapido. Che ti devo dire? Sì, vai, qui ci sta. Fino a coso. A Natale dell'anno 1000 prossimo. C'è la difesa a meno 3. Vabbè, tanto poi ci avrà anche la bacca. E poi roba varia, eh. Usa pistolacqua. Boom! Incredibile, amici. Pure. Colpo coda e vai. Se vuoi anche 10 euro, dimmelo, te li faccio avere. Pistola acqua e vai anche Riolu. Via! Che
Allora, questi due niente, non li uso, non ce la fa usarli, niente. E mi sa che si va a perdere anche questa adesso. Usiamo azione di nuovo. Usa azione anche lui. Qui ragazzi non c'abbiamo le bacche. Non c'abbiamo niente. Dai. Oddio. Lo vedi se fallisce non lo manda KO? Viene volata questa ROM, anche se non è fisicamente possibile. Bene, allora saliamo a livello 12 con Tepig. Ci è voluta una parte soltanto per sconfiggere White di merda. Catturare due Pokémon veramente inutili. Accidenta voi. Curami la squadra. Brutto canaccio schifoso. Dai, curatemi i miei Pokémon. A parte che i miei Pokémon me ne serve uno solo. Dai. Via via, dai. Dai, voglio andare a catturare un Pokémon. Qua c'è l'erba alta. Di quella bella, sai. Beh. Dai. Non mi rompere. Bravo, te guarda lì. C'è il Marip qua. Vediamo che si trova. Psyduck. Mamma mia, Psyduck. Ma l'ha curata la squadra? Ma anche no. Dai, allora, un Pokémon. No, lo voglio lui. Madonna. Basta, guarda. L'ultimo coso e finiamo qui la puntata. La puntata, che poi sarebbe uno speedrun. In una puntata si è affrontato due imbecilli. Dai, c'è Tylo. Allora, io metto un pausa adesso. Perché voglio catturare PJ. Io voglio PJ. Allora, PJ non l'ho trovato. E quindi niente. Non lo catturiamo. Non si trova PJ, ragazzi. Quindi, credo che la parte si possa dire che viene terminata qua. Ditemi un po' sotto ai commenti se preferite ca che catturi un Tylo e che devo fare se tenere o Riolu o Tyro. Gunutut! Gunutut! Ditemi un po', ecco, se e chi preferite ovviamente, se tenere Tyrog, Riolu o mandarli a casa tutti e due, dato che hanno fatto veramente un pucciena. Madonna, oddio, che Pokémon spettacolari! Che team che farei. Quasi quasi tolgo Tepig e faccio tutto un team di altri Pokémon. Ah, ecco, vai, l'ho fatta. Ditemi se volete che tenga Tepig oppure catturi e... Cioè, catturi, facci una... La guida, insomma, qua. La speedrun senza utilizzare lo starter e soltanto con i Pokémon casuali. Vai, facciamo così. Ditemi un po' voi. Chiaramente se lo faccio, Tyrog e Riolu, via, se ne vanno perché non li voglio tenere. Dai, ditemi un po', fatemi sapere. Io intanto ho perso tempo per cercare, boh, un altro PJ. Magari se rispuntava, ma non c'è. Come al solito vi dico, votate, commentate ed iscrivetevi. Un ciao da 188. Ciao ragazzi.